Alright, e continuiamo sempre a parlare di streghe, streghette, stregone, stregoni e via dicendo. E anche oggi parlo ancora della caccia alle streghe perché un'altra utente di YouTube, di Tutubi, mi ha fatto una domanda abbastanza importante e io mi sento in dovere di rispondere perché probabilmente le domande che si è posta lei, che mi ha posto lei, possono pormele anche altri perché sono di una certa importanza. Quindi innanzitutto leggo la domanda che mi ha fatto in un commento l'utente Ninetta80. E mi chiede, la caccia alle streghe poteva anche essere considerata come la ricerca di un capro espiatorio, una sorta di valvola di sfogo rispetto ai cambiamenti sociali ed economici che stavano avvenendo e che sembravano un qualcosa di inspiegabile? Ho fatto una ricerca alle superiori, ma i miei ricordi sono un po' sbiaditi. Comunque, grazie per i tuoi video. Io la ringrazio per avermi ringraziato. Sono molto contento e soddisfatto che possano piacere a qualcuno. Allora, innanzitutto comincio a risponderti. Cara Ninetta80, sicuramente è indubbio e accertato, direi, dalla ricerca storica che la caccia alle streghe ha svolto il compito di capro espiatorio e qua ci sono molte cose da dire. Innanzitutto bisogna tener conto che quando un sistema sociale entra in crisi, per crisi si intende qualsiasi forma di minaccia di cambiamento di qualsiasi tipo, sia esso un cambiamento catastrofico o un cambiamento sociale che ha una certa evoluzione, diciamo che magari non è improvviso, ma che si svolge nel giro di una generazione o due, no? Ecco, quando un sistema entra in crisi, il sistema sociale stesso, cioè l'autorità del sistema sociale stesso, deve proiettare e incanalare la tensione sociale, cioè il senso di paura, di angoscia, di sofferenza che il sistema, cioè che la comunità civile, la società civile soffre, no? Verso delle categorie precise, no? Che sono normalmente delle categorie disagiate, no? Cioè delle categorie di persone facili da colpire, no? A cui si possono appunto dare tutta la colpa con molta facilità, perché tanto non possono difendersi più di tanto se si tratta di persone appunto fragili e deboli o in minoranza. Oppure questa funzione di capro espiatorio viene scaricata addosso magari a categorie anche di una certa rilevanza, ma minoritarie e che godono dell'odio della maggioranza, per esempio gli stranieri o i seguaci di altre religioni. E dunque, i casi nella storia sono innumerevoli. Il più noto di tutti, noto e arcinoto, è quello dell'odio antisemita dei nazisti, no? Ecco. La società tedesca ai tempi dell'alba del nazismo era una società profondamente in crisi. L'impero prussiano era caduto, la monarchia era caduta, aveva perso la guerra, c'erano un sacco di disoccupati perché si stava vivendo il periodo della Grande Depressione, la Repubblica di Weimar era conciata anche peggio dell'America, c'era la gente che per andare a comprare il pane andava con la carriola piena di soldi perché c'era una svalutazione tremenda, una disoccupazione tremenda, eccetera, eccetera. E quindi i nazisti,
Per poter dare la colpa a qualcuno di questo, no? Per dire, non è colpa dei tedeschi che hanno fatto la guerra e non avrebbero dovuto, no? Ecco, che avrebbero dovuto non avere una politica di potenza. No, i tedeschi fanno bene ad avere una politica di potenza, fanno bene a continuare sugli stessi errori, anzi ne facciamo di più grandi. Ecco, e infatti la seconda volta è stata quella proprio che li ha stroncati sotto questo punto di vista. Poi loro si sono ripresi ovviamente e hanno capito che non era la potenza militare ma la potenza industriale e commerciale che bisognava far valere in questo modo, ma in ogni caso bisognava far valere una politica di potenza di altro tipo, no? Capitalistico e non più, cioè se non puoi combatterli unisciti a loro, i capitalisti. Allora loro dicono la colpa è degli ebrei, perché? Perché gli ebrei sono ricchi, hanno le banche, hanno un impero commerciale, no? E impediscono a noi poverelli tedeschi di stare bene, no? Allora investi tutto addosso agli ebrei, morale della favola, gli ebrei ricchi se ne sono andati con i loro soldi, immagino, ecco, e si sono salvati in America da qualche parte. Gli ebrei poveri sono rimasti in Germania e sono stati sterminati perché erano una categoria facile da eliminare, ecco, da usare come capro espiatorio, no? E infatti, da dove deriva il termine capro espiatorio? Dal rito degli antichi ebrei di scaricare addosso al capro, a un caprone, cioè a una bestia, in fin dei conti, in difesa, come sono tutti gli animali domestici, no? E poi lasciarlo andare nel deserto dove moriva di sete, povera bestia, con addosso tutti i peccati della comunità. Ecco. Il principio è lo stesso, cioè viene adoperato in qualsiasi società che teme una crisi, no? Nel caso degli ebrei era il terrore che, terrore superstizioso che i peccati del popolo facessero andare in crisi Dio, cioè che poi Dio li punisse, no? E quindi facesse andare in crisi il loro sistema sociale. Nel caso dei nazisti erano gli ebrei, nel caso della società europea che appunto va dal XIV secolo fino al XVII, i capri espiatori potevano essere tanti, no? Appunto gli eretici, gli ebrei, i musulmani in quanto religione esterna e appunto i cosiddetti adoratori e adoratrici del demonio. Perché? Dunque, cioè, in che senso era capro espiatorio questa categoria? Che normalmente appunto si trattava di persone deboli, donne per lo più, donne del popolo, non certo ricche nobildonne, anche se poteva capitare che qualche riccona, qualche nobildonna potesse venire accusata di stregoneria, ma normalmente erano delle povere contadine. Ora, se voi ci pensiamo un attimo a questa situazione, il ruolo di capro espiatorio è facilissimo da capire, per esempio, se noi pensiamo a cosa è successo nel XIV secolo, appunto, in Europa. Che è appunto il secolo in cui le grandi persecuzioni stregonesche sono cominciate. E infatti nel XIV secolo ci sono state l'epidemia di peste nera e le grandi rivolte contadine. Caso strano, no? Ecco. Forse penso che sappiano, la maggior parte delle persone sappiano cosa è stata la peste nera del XIV secolo, che sterminò gran parte della popolazione europea, gettò nel terrore più nero
della morte e tutti i popoli d'Europa, tant'è vero che la figura della morte con la falce che miete le sue vittime deriva proprio da quell'epoca lì, no? La danza, cosiddetta danza macabra. Sono tutte immagini nate dal terrore della gente per esorcizzare la paura della morte, no? E il sentirsi appunto minacciati continuamente dal giudizio divino che scatena la morte sul mondo intero. Credo che morì almeno un quarto della popolazione europea, se non il terzo, adesso non mi ricordo, ma come minimo un quarto, forse anche un terzo. E portò dei cambiamenti enormi, per esempio, cominciò a attivare quei processi che hanno portato all'evoluzione dell'industria, perché appunto gran parte della manodopera fu sterminata, tant'è vero che i ricchi si trovarono a dover fare da soli il lavoro che non potevano, che prima facevano fare i servi, perché i servi erano tutti morti. E appunto per questo si cominciò a costruire le prime macchine, per esempio le macchine per l'industria tessile, le macchine che permettevano di risparmiare sulla manodopera, no? Ecco, e non era più necessario che ci fossero tante persone per comporre un tessuto, ma bastava la macchina, no? E questi particolari sono importanti. Vi siete mai chiesti perché l'impero romano, la civiltà ellenistica, non hanno mai costruito macchine industriali pur avendone le capacità? Perché avrebbero potuto costruire le macchine a vapore e molte altre macchine sofisticatissime. Ecco, questo è dimostrato. Non lo facevano perché avevano un sacco di schiavi, perché nell'impero romano credo metà della popolazione era ridotta in schiavitù. Di conseguenza non c'era bisogno di un'industria fatta di macchine, no? Ecco. E per questo la rivoluzione, grazie appunto al fatto che c'era la schiavitù, la rivoluzione industriale è avvenuta molti secoli dopo e non durante l'impero romano, perché se fosse stata abolita la schiavitù, state pur certi che i romani dovrebbero costruire loro le macchine, perché i greci gli avevano insegnato come fare. E allora, per tornare a bomba, no, discorso, scusate se sto divagando, ma quando mi si provoca sul lato storico, è più forte di me, io ho la passione per capire come si sviluppa il pensiero umano. E dunque, provate a immaginare cosa è significato per la gente del XIV secolo e soprattutto per le autorità del XIV secolo. Vedere il terrore impotente, no? Di fronte a questa forza della natura che nessuno capiva come controllare, perché a quel tempo, cioè, non si poteva capire, per esempio, che sarebbero bastate delle norme di igiene che avessero seguito tutti quanti e già questo avrebbe ridotto l'epidemia, cioè ci sarebbe già stata, ma non avrebbe fatto quella strage spaventosa che ha fatto, no? Non c'erano le conoscenze mediche per poter far fronte a questa cosa. E quindi per poter incanalare il terrore nei confronti di questa forza ignota, loro dicevano è Dio che ci punisce per i nostri peccati. Quali sono i nostri peccati? Ovviamente non possono essere i peccati, che so, dei ricchi e potenti che si fanno la guerra fra di loro o cose di questo tipo, no? La colpa deve essere di una categoria di poveracci, no? A cui possiamo buttare addosso le colpe senza che loro si possano difendere, cioè le streghe che con il culto al demonio attirano sulla società umana la vendetta di Dio, no? Ecco, meccanismo molto semplice e molto, cioè molto efficace, perché appunto non si andava a cercare i veri colpevoli della situazione, no? Anche perché non si sarebbe stati capaci di trovarli. E purtroppo anche adesso mi devo fermare e finirò la prossima volta. Arrivederci.